Per Cuore Gialloblu il presidente Antonio Forni, torniamo volentieri a parlare col presidente alla fine di una partita vinta da Torino 85-74 in casa al Pusterlengo, esordio dei giovani, tutti e tre in campo e uno straniero nuovo. C'è tanto da dire di questa Torino col nuovo assetto, però ce lo facciamo raccontare ovviamente da chi ha costruito questa situazione, anche quest'ultima nuova formazione. No, ovviamente non sono io, perché io non ho costruito nulla, i meriti non sono miei, sono degli altri, attenzione. L'unico mio merito è quello di credere nel progetto fino in fondo, l'unico mio merito è quello di avere la voglia, la passione di portare Torino in A1. Detto questo, non è mai merito mio, semmai se qualcosa va storto è mia la colpa, ma il merito non ne ho e non voglio averne. Il merito di chi veramente sta lavorando alacremente intorno al progetto. Non abbiamo voluto assolutamente sconquassare o fare rivoluzioni, c'è stato qualche aggiustamento per causa di forza maggiore, quindi non è un capriccio assolutamente, come tutti voi sapete, è delle scelte obbligate. Del resto se una società, una squadra ha grande ambizione, deve anche avere capacità di adeguamento alle nuove realtà, quindi qualcosa andava fatto, l'abbiamo fatto, noi ripeto abbiamo ratificato le scelte tecniche dei professionisti. E io mi sono reso disponibile ovviamente ad avallare queste scelte tecniche e anche naturalmente sotto il profilo finanziario e economico a dare copertura adeguata, perché non vogliamo mai fare il passo più lungo della gamba, non vogliamo creare debiti o disavanzi di gestione, questo per noi è fondamentale. Possiamo dire che per la prima volta Torino ha giocato al completo e intendiamo Mancinelli con minuti veri nelle gambe, Davide Bruttini che è entrato in rotazione finalmente, l'esordio di Miller e la squadra definitiva e completa finalmente per coach Becchi. Hai perfettamente ragione, a questo punto del campionato eravamo l'unica squadra, ma non solo della Gold, l'unica squadra della pallacanestro italiana che non ha mai potuto schierare il roster completo per una vicenda o per l'altra. All'inizio abbiamo pensato anche a curare Amoroso, tra l'altro noi ci siamo, in particolare di Amoroso, voglio parlare visto che non c'è più, ci siamo preoccupati della salute fisica del giocatore, abbiamo anche potuto rinviare l'intervento, lo abbiamo fatto operare perché era giusto così. E mi spiace anche per qualche voce che è arrivata da una conferenza stampa sui giornali. Amoroso è stato operato in una struttura importante qui, posso fare pubblicità, alla Fornaca di Torino, ha avuto il mio staff medico, ha avuto la migliore assistenza, assolutamente, infatti lo hanno riconosciuto anche a Pistoia, quindi sotto questo punto di vista ci siamo comportati veramente in maniera impeccabile nei confronti di Amoroso. Poi abbiamo avuto il problema a Mancinelli, abbiamo deciso di farlo operare, non abbiamo voluto rischiare, innanzitutto pensando al giocatore, perché vogliamo che il giocatore sia integro non soltanto per i playoff ma anche per gli europei e per la nazionale. Vogliamo che sia in perfette condizioni di forma, quanto conterà per noi e per la nazionale. Noi saremo imbattibili a maggio, adesso l'importante è arrivare ai playoff nella migliore posizione possibile e giocarci ai playoff. Siamo reduci da un'esperienza negativa dei playoff, bene, non vogliamo ripeterla, dobbiamo essere più forti a maggio sicuramente. Presidente carico, l'abbiamo visto, ringraziamo anche la clinica Fornaca dove poi manderemo l'Iban dove potrà bonificare a Cuore Giallo-Blu, noi ne abbiamo sempre bisogno per tirare avanti. La prossima partita Forlì, ovviamente sappiamo tutte le vicende, Torino effettuerà il suo turno di riposo e quindi questo potrebbe creare un po' di ansia nel vedere comunque, come dicevi tu, una squadra costruita per vincere con buone premesse di playoff, potrebbe trovarsi in una situazione di classifica un po' preoccupante, diciamo, per preoccupante intendiamo che potrebbe andare al quarto o quinto posto, alla peggio. Ma non è un problema, infatti il campionato non è il massimo della regolarità. Beh, Forlì mi fa venire in mente, noi abbiamo battuto Forlì e quando era al completo, con invece c'erano gli altri, e ci hanno tolto due punti. Altre squadre, anche i piemontesi, hanno perso, ovviamente chiaro si trovano a ridosso. Abbiamo incontrato Napoli, quando Napoli ha schierato l'intera formazione in roster al completo, agguerrito. Altri hanno incontrato i ragazzini di Napoli e poi non sappiamo ancora il futuro. Ovvio che questo campionato sotto un certo aspetto del punteggio ci ha penalizzato sicuramente, ma non è un problema, ripeto. Il problema è giocare bene e divertire il pubblico e avere il pubblico al Pallaruffini e ripeto, arrivare forti, forti, forti a maggio. Le premesse ci sono, noi ci saremo ovviamente a monitorare parola per parola. Forza Torino! Forza sempre Torino e poi ancora, volevo ricordare, abbiamo anche la Coppa Italia. Vorremmo fare bella figura quest'anno, eh? Ci daremo veramente, quindi vi aspetto numerosi anche a Rimini. Tra l'altro è una manifestazione bellissima, ben organizzata, quindi merita la partecipazione. Ricordiamo però che Torino gioca contro una squadra emiliana di Silver, hai qualche ricordo?
Ma all'improvviso c'è una amnesia completa. Datemi un suggerimento, lascia stare. Per scaramanzia non voglio parlare, voglio dire che voglio fare bella figura. Stop. Sicuramente sì. Perfetto. Poi scusami, non sono scaramantico, eh. Non ti dico non voglio vincere la Coppa Italia perché poi ho paura di perdere il campionato. Non ci credo, assolutamente. Bisogna sempre dare il meglio e giocare, dare il massimo ogni volta. Quindi la possibilità di vincere un trofeo è tra pochi giorni. Seguiamoci. Grazie a voi ancora. Grazie.